Allora, tesoruccio, quanti giorni di vacanza ti hanno dato a scuola? Rimarrai un po' di tempo con noi, vero? Purtroppo solo una settimana. Non è molto. Lo so, ma è sempre meglio di niente. Lascia fare a me, scommetto che non hai buoni voti in economia domestica. Non imparerò mai. Sei cresciuta in questi mesi. Lo pensi davvero? Sì, direi proprio di sì. Mamma, non senti puzza di bruciato? Oh, che disastro! No. Ferma, lascia fare a me. Fai attenzione! È incredibile! Tranquilla, so quello che faccio. Ma come hai fatto, Blue? Ho solo salvato la cena. Non sarai brava in cucina, ma hai dei poteri meravigliosi. Ad Alfea non si studia molta economia domestica, ma in compenso è un'ottima scuola di fate. Ciao, piccola, come va? Ciao, papà! Attenta! Ehi là, Bloom! Buona giornata! Ci vediamo a cena! Sì, ciao, buon lavoro! Bloom, vedo che sei tornata! Mizzi, sono qui in vacanza! In vacanza? Da dove? Da scuola! Devo andare! Quanta fretta! Lo sai che tutti in classe si chiedono perché te ne sei andata via? Ho cambiato scuola, ecco tutto! Perché il liceo di Gardagna era troppo impegnativo per te? Dove ti hanno mandato i tuoi? In una scuola per ragazzi poco dotati? Ti sbagli, è un college per ragazze molto speciali! Ah, non ci credo! Beh, questo è un tuo problema! Buona giornata, Mizzi! Sono passati mesi, ma Mizzi non è cambiata affatto! Io invece mi sento diversa. Alfea mi ha cambiata. Niente sarà più come prima. Un momento. Quell'uomo! Riesco a vedere la sua aura. Incredibile. L'aura fa vedere la vera indole delle persone. Voglio fare un altro tentativo. Cos'hai da guardare tu? È maleducazione e poi mi metti a disagio. Scusa! Non sapevo di avere questo potere. Su Alfea non funziona, ma qui è un'altra storia. Wow! Quindi possiamo vederci domani per firmare il nostro accordo. Ah, certo. Bloom, vieni. Lei è mia figlia Bloom. Loro invece sono il signor Bonner e il signor Brown, i miei futuri soci. Lieto di conoscerti. Piacere. Soci? Già. Saremo soci ufficialmente da domani, signorina Bloom. La tua mamma sta per diventare la coproprietaria di una catena di negozi di fiori. Oh, sì. Il miglior affare della sua vita. Ecco un'altra povera ingenua che finisce nella nostra rete. Non si immagina che cosa l'aspetta. Una volta firmato, la butteremo fuori. Questo inutile negozio di fiori diventerà uno splendido supermercato. Oh, no! Ora, che ne pensi della tua mamma in carriera? Sei contenta, Bloom? Questi vanno sistemati negli scaffali. Oh, sì, ma non c'è fretta. Oh, c'è qualcosa che non ti convince, vero? Come hai trovato quelle due persone? In realtà non le ho trovate io. Ma sono venuti loro da me. Sono due uomini d'affari che lavorano per una grande società. Ma mi dici che ti prende? Mamma, io posso vedere l'aura delle persone. Non capisco, tesoro, cosa stai cercando di dirmi? Posso vedere come le persone sono fatte veramente dentro. Continua. E quei due? Il signor Brown e il signor Bonner. Vogliono ingannarti, mamma. Non devi fidarti di loro. Eppure sembrano due persone in gamba. La loro offerta... è una trappola, sono dei truffatori. Ma come posso esserne sicura? Tu devi avere fiducia in me e nei miei poteri. Tutto qui. Ma
Vanessa, non capisco questo suo ripensamento. Fino a un istante fa era pronta a cambiare vita. Ma che cosa le ha preso? Perché non vuole più firmare? Non è successo nulla. Ho solo capito che le cose mi stanno benissimo così come sono. Brava mamma. Signora, non c'è fretta. Si prenda ancora un giorno per riflettere. Domani torneremo e riparleremo del contratto. No, la ringrazio. Ho deciso. Non mi serve altro tempo per pensarci. Sa, signora, gli incidenti possono sempre capitare. Basta, la questione è chiusa. Va bene, va bene. Ma come le ho detto? Oh! Oh! La Monum Maximum! Che sbadato, quanto mi dispiace. Se ne pentirà. Sta buttando via un'ottima occasione, signora. Addio, signore. Nel mio cuore tu vivrai, quando tu tornerai nei cieli blu, fata sarai, e il segreto scoprirai, e saprai dove nasce il sogno che tu hai, e finalmente saprai tutto di te. Incredibile! Grazie ai tuoi poteri magici abbiamo smascherato quei due furfanti. Sì. Certo, mamma. Speriamo che quei due imbroglioni non si facciano più vedere. Ne sarebbero capaci. Mi sono sembrati due tipi testardi. Oh, guarda. Qualcuno ha scassinato la porta. Che cosa succede? Oh, che disastro! No. I miei poveri fiori. Sembra che sia passato un uragano. No, sono passati i tuoi amici Brown e Bonner. Non possiamo esserne sicure, potrebbero essere stati dei ladri. Che non hanno rubato soldi, stanno solamente cercando di spaventarti, mamma. L'aura delle persone non mente. Non possono cavarsela così, bisogna denunciarli alla polizia. Mike, io non posso provare che siano stati loro. Già, ma non possiamo nemmeno starcene con le mani in mano. Ah, accidenti, ma è bollente! Attento, papà! È inutile agitarsi. Ora calmati, caro. Faremo mettere un allarme in negozio. E lo faremo subito. Domani chiamerò un tecnico. Vado a dormire. Buonanotte, Bloom. Vado anch'io. A domani, piccola. Notte. Ho uno strano presentimento. Il negozio. Il negozio della mamma. Ah! È in fiamme! Che succede? Va tutto bene? Ti abbiamo sentito gridare. Hai avuto un incubo? No, una visione. Andiamo al negozio. Sta succedendo qualcosa di terribile. Sensazione dentro me. Non...
Cercate di arrivare il prima possibile. La situazione è grave, il fuoco si è propagato per tutto il negozio. I miei ragazzi saranno qui tra poco. È troppo tardi. Non preoccuparti, vedrai che domeremo l'incendio. Tra poco, Blue. Sarà troppo tardi, bisogna agire subito. Blue, la mia squadra sta arrivando. Se non fermo il fuoco adesso, non ci sarà più niente da salvare. Devo fare qualcosa. Non c'è niente che tu possa fare adesso. Sì, invece, io sono una fata. E va bene, ma non puoi entrare da sola, verrò con te. Questa barriera ci protegge dalle fiamme. Sì, dobbiamo andare al centro della stanza. Come vuoi. Non aver paura, Blue. No! Andiamo! C'è un bambino. La voce proviene da qui. Non aver paura. Adesso ci sono qua. Che dolce. Aiutatemi! Aiuto! Ehi! C'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto laggiù, lo sento. Ho già visto quest'uomo. Era l'autista di Brown e Bonner. Stia tranquillo, presto saremo fuori di qui. Grazie. Andate, sono in grado di sbrigarmela da sola. Sta attenta. Bravi ragazzi, ottimo lavoro. Non so come ringraziarvi, mi avete salvato la vita. Che grazie. Ci faceva nel negozio? Ho appiccato io l'incendio, ma la situazione mi è sfuggita di mano e sono rimasto bloccato tra le fiamme. Capisco. Gliel'hanno ordinato Brown e Bonner, ormai può dirlo. Sì, lei non ha firmato e loro, per intimidirla, le hanno voluto dare una lezione. Ma stavolta gli è andata male. Tu sei nei guai, amico. Ma non ci finirò da solo. Racconterò tutto alla polizia. Il lavoro di quei due è rilevare piccole attività illegalmente, per poi trasformarle in qualcosa di più redditizio come un supermercato. Credetemi, mi dispiace molto. Lo so. Lo vedo. Non riesco a crederci, è incredibile! Quell'impiastro è diventata una celebrità! E anch'io, a nome di tutti noi, vorrei ringraziare il signor sindaco per la targa che ci ha donato. Ma dove andremo a finire? Ho deciso. Con i soldi dell'assicurazione renderò il negozio ancora più bello. E compreremo un sistema d'allarme potentissimo. Il migliore di tutti. Non prendermi in giro, mi preoccupo per te. Lo so, Mike, stavo scherzando. Che c'è, Bloom? Non hai fame? Guarda che anche gli eroi devono nutrirsi. C'è qualcosa che ti turba, tesoro? Sì, mamma. C'è qualcosa che mi preoccupa. Di che si tratta? Nell'incendio ho avuto una specie di visione. Ho visto te, papà, che salvavi una neonata dalle fiamme. Che c'è? Che c'è? Che ho detto? Sì, Mike. È arrivato il momento di dirglielo. Dirmi che cosa? La verità, piccola. Quella bambina... La bambina che ho salvato eri tu.
Ti ho tirato fuori da quell'incendio 16 anni fa. Un incendio? Ma come ci sono finita tra le fiamme? Non lo sappiamo. Tuo padre ti ha trovata lì. È stato una specie di miracolo. Non so come le fiamme non ti avessero neanche sfiorata. Il fuoco ti proteggeva, il fuoco ti rispettava. Non riuscivo a capire come fossi arrivata laggiù. Non avevi nessuno, ma eri così serena e contenta. Abbiamo capito subito che eri una bambina speciale. Ma allora, questo significa che non sono vostra figlia? Lasciami! Mi avete adottata! Perché non me ne avete mai parlato? Lo avremmo fatto, Bloom. Abbiamo sempre pensato di dirti la verità appena tu fossi stata abbastanza grande per comprenderla. Ma poi tutto è cambiato. Fate, orchi, dimensioni magiche, tutto è diventato così folle e non c'è più stato il tempo per chiarire questa situazione. Non avremmo voluto tenertelo nascosto, Bloom. Sei il dono più bello che ci sia mai stato fatto. Sei tutto per noi. Ti abbiamo amata fin dal primo momento. E non smetteremo di amarti. Ti vogliamo un mondo di bene, Bloom. Anch'io vi voglio bene. E rimarrete comunque per me i migliori genitori del mondo. Devi sorridere, Bloom. Musa ha ragione. Vedi, quello che ti è accaduto è una delle cose più belle che ci siano. Ricordati che adottare un bambino è un grandissimo gesto d'amore. Assolutamente logico. Sei una ragazza fortunata, è per questo che devi sorridere. Lo so, Musa, lo so. I miei genitori sono stupendi. E allora cosa hai in mente di fare adesso? Ho bisogno di capire, Stella. Ci sono troppe cose che non mi sono chiare. Perché le fiamme non mi hanno ferito? Vorrei capire chi sono i miei veri genitori e chi sono io. Ma sei veramente così sicura di voler conoscere la verità? Potrebbe essere una ricerca lunga e difficile. E dolorosa. Tu che cosa faresti al mio posto? Lo dicevo solo per il tuo bene, Bloom. Non voglio che tu soffra. Ti ringrazio, Flora. Ma a questo punto non posso più tornare indietro. Voglio scoprire tutto sul mio passato. Ora più che mai. E noi non ti lasceremo mai sola. Ficcare il naso negli affari degli altri è il mio sport preferito. Sapete, adoro il pettegolezzo. Davvero? Chi l'avrebbe detto? Mi aiuterete, vero? Certamente. Noi siamo qui. Contaci. Parola di Winx. 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 Winx.